Oggi vorrei proporvi la lettura del libro scritto da Isabel Allende, Il vento conosce il mio nome, edizioni Feltrinelli. I protagonisti sono due bambini, Samuel Adler e Anita Diaz. Samuel è un bambino di appena 6 anni, ebreo, che nella notte dei cristalli nel 1938 a Vienna, ossia la notte in cui la furia antisemita iniziò a scatenarsi e determinò circa 200 morti, vede cambiare radicalmente la sua esistenza. Viene allontanato dalla sua famiglia. La madre cercherà in tutti i modi di preservarlo e di attendere il ritorno del padre, che purtroppo non si verificherà mai. La madre si vedrà anche costretta ad aderire a un'opportunità che il potere hitleriano concesse in quel periodo, ossia la possibilità di allontanare, o meglio, di far espatriare i bambini ebrei in Inghilterra in attesa di poter poi riunirsi alle proprie famiglie di origine. E Samuel è uno di quei bambini, ma che, come tantissimi altri, non rivedrà più i suoi genitori, i suoi affetti. Tutto quello che era appartenuto al suo mondo, alla sua vita, fino a quel momento. Ci spostiamo poi nel 2019 e incontriamo Anita Diaz. Anita Diaz con la mamma viene dal Salvador e scappa insieme a lei da un pericolo imminente, ma in quel momento negli Stati Uniti c'è la legge che tende a separare i genitori dai figli e quindi Anita è una di quelle bambine. Anche lei viene separata dalla madre. La madre viene portata in una prigione molto violenta. Poi le loro strade si separano e un assistente sociale, Selena, e un rampollo dell'aristocrazia legale, Frank, tenteranno in tutti i modi di riunire queste due entità che sono state separate, appunto la madre e la figlia. È un libro quindi sulla sofferenza, sull'ingiustizia. L'Allende affronta come sempre temi civili, sociali a lei molto cari e lo fa in questo modo spostandosi temporalmente tra passato e presente, cercando di dare ampia espressione a quella che è la sofferenza di questi ragazzini separati, recisi completamente da quella che è la propria quotidianità, i propri affetti, la difficoltà quindi di inserirsi, di ritrovare un equilibrio in un mondo completamente differente. Le due storie poi indubbiamente avranno un punto in comune che noi non sveliamo al lettore e in un certo qual modo il tentativo dell'Allende è di dimostrare che l'ingiustizia, la cattiveria, forse può essere arginata o contrastata con la gentilezza e con la solidarietà. Il titolo, Il vento conosce il mio nome, è un titolo particolare e sta a significare quanto di noi resta appunto nell'aria, resta nel vento e quindi non si può disperdere contrariamente a quello che si crede, ma questo qualcosa resta trasportato e che ci riporta alla nostra responsabilità, al nostro essere, al nostro passato. Quindi vi consiglio la lettura di questo libro che non vi deluderà, scritto da Isabel Allende, Il vento conosce il mio nome, edizione Feltrinelli. Alla prossima.